Benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Marco e sono in questo video. Non so se qualcuno se lo aspettava, nel senso che a volte dico, sto lavorando un video. Questo probabilmente non ne sapeva nessuno della creazione di questo video, perché appunto non ho voluto dirlo a nessuno. E capirete nel corso di questo breve introduzione al video il perché. Io, mi fa un po' male a dirlo, non sono più su Sirio da martedì, quindi le persone che si spacceranno per me, credetemi, non sono io. Me ne sono andato su Antares. Ho fatto questo perché non mi trovo a mio agio su Sirio, nel senso che di persone ce ne sono davvero ottime, ma anche di negative. E oltre a quello avevo voglia di cambiare aria, di cambiare persone, più che altro nemiche, non amiche, perché gli amici che avevo sono qua oggi, è mercoledì, mi mancano già, devo dire, parecchi. Quindi sono qua solo per dirvi che io non sono più su Sirio, ma sono su Antares. E farò di tutto per essere sempre presente, nel senso se vi serve una mano o qualsiasi cosa, potete sempre scrivermi a me sul mio contatto Facebook che lascerò qua sotto nei commenti del video, nella descrizione, scusate. E comunque, se volete sapere delle informazioni e volete essere aiutati, io sono molto felice di aiutarvi. Mi fa molto piacere. Poi vorrei che questo mio trasferimento non porti a tutti, cioè che i miei amici mi seguano sul mio percorso, nel senso di vivere anche loro su Antares. Certo, mi farebbe molto piacere che alcuni mi seguissero, ma non tutti. Ma non perché mi sta sul cazzo, cioè non faccio differenze tra i miei amici adesso, io voglio lui e tu no, perché non mi piaci. No, non mi interessa più di tanto questo. Più che altro perché dopo su Sirio chi cazzo rimane? Allora, c'è da dire una cosa. Io sono diventato rosso prima di passare su Antares, la settimana scorsa, e praticamente sono entrato negli Unchained, dove devo dire che mi trovavo davvero bene, davvero davvero bene, anche per le persone, per le amicizie, molto bene. E di gilde che ne sono rimaste attive, siamo gli Unchained e i Chunjoo Style. Io con i Chunjoo Style ci ho sempre più o meno litigato, devo dire. Ma se esaminiamo la situazione esattamente piano piano, se non ci fossero loro, questo è da dire, è vero, mi sta sul cazzo, è vero, lo sanno anche loro che mi stanno sul cazzo, però devo anche dirgli grazie, anche se mi stanno sui coglioni. Non tutti, eh. Una buona percentuale. Perso il filo del discorso, Madonna. Devo ringraziare perché se non ci fossero loro, come sarebbe Sirio? Non sarebbe molto popolata, non sarebbe molto viva più che popolata. Quindi io di restare praticamente sempre solo con i 105 la cosa mi garba un po' il cazzo. Nel senso che mi piace, ma nel senso sempre con i 105. Sì, carino, però sono 87, io voglio stare all'87 perché il 105 avrei già potuto fare. Ma non voglio farlo. Quindi questo è quello che volevo dirvi. A proposito, su Antares mi trovo bene. Sì, devo dire che mi trovo abbastanza bene.
Però anche qua c'è gente davvero malata, ma davvero malata. Tipo gente che usa full in duello, gente che gli chiede duello tipo due volte, lo rifiuta. Dopo lo fa la sera, gli fai tipo 1,1 di vortice. Lo killi, si incazza ancora di più, perché mi sono spadate. Dopo rosica, solite cose che comunque conosciamo tutti nel mondo di Made in evoluto a livelli che siamo adesso. Quindi, io sono su Antares e non sono più su Sirio. Lo so che probabilmente perderò anche iscritti, secondo me. Ma cercate di passare oltre al fatto di essere andato via, ci ha lasciati qua, io che ero così legato a lui. Lo so, però non è che devo rimanere nelle cose che non mi piace, devo anche divertirmi su Menti, non è che vivo solo per gli altri. Quindi questo è il mio pensiero, è quello che ho fatto, è stata la mia decisione. Ora, un'ultima cosa, dopo vi lascio al video, che praticamente ho perso il filo del discorso di nuovo. Grandissimo Marco. Non mi sono ricordato ancora, aspetta. A proposito, mi erano arrivate delle idee su alcuni video, tipo fare una scalata con tutti i miei amici, diciamo, con tutti i miei fan, posso chiamarli anche così, che mi seguono tanto tanto tanto, gente che mi scrive grande, sei grandissimo, mi fai tornare alla voglia di giocare, eccetera eccetera. Quindi questa scalata io la devo fare per voi e per me. Poi sto lavorando anche al video dell'Exp, dove farò vedere solo delle parti di Exp, cioè che io non ho quasi mai fatto, però le faccio solo per il video. Quindi non chiedete troppo su queste parti. Un po' di braccina corte. Ok. E dopo vi sto lavorando anche sul video dei primi passi, dato che mi è stato chiesto anche questo. Questo sarà un po' più complicato da fare, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, però è una cosa fattibile. Poi, adesso l'ultima cosa, veramente. Avete presente quando le persone cominciano a rosicare e perché voi mettete esempi video? Non so se ci avete presente. Io voglio solo dire una cosa: io sono su Antares e ho incontrato Natael, un Sura, cazzo dico, un Warmente, che si sente davvero Dio, ed è questo quello che ha proprio rifiutato due duelli. Mi fa: duelliamo stasera. Io stasera arrivo lì, tutto pronto, faccio finta, lui attiva le sue belle cose, io vado via dal cazzo. Perché? Perché faccio questo? Perché io di attivarmi la difesa del Diodrago e attacco Diodrago e vita Diodrago per un coglione non c'è tanta sbatta. Se ci ho proprio litigato a fondo come ho fatto con Delvi, sì, lo posso fare anche, posso anche fare contro un coglione del genere. Questo diciamo che è il livello intermedio, cioè sta per arrivare al livello di Devil, dopo magari lo supererà anche, comunque siamo lì, siamo per passare. Quindi questa è la mia idea, e spero questo video in cui farò vedere tutti i miei ricordi, nel senso non tutta la mia storia, perché quello ho già fatto un video tempo indietro di tutta la mia storia su Metin e non solo, ma farò vedere gli ultimi mesetti, cosa ho fatto con i miei amici, perché ho fatto tanti video. Ti devo dire che avevo molti video di Sirio, ma non li ho mai montati tutti assieme, perché erano cose molto scollegate. Adesso volevo fare una cosa un po' più unita e vedere cosa salta fuori. Spero che vi piaccia. Io vi lascio, ma qua sotto, come ricordate, c'è il link del mio contatto Facebook, quindi scrivetemi quando volete per aiuti, mani, per rosicare, sicuro ci sarà, per insultare, come sicuro che ci sarà, e per farmi complimenti.
When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and we are made.